e che sia leggibile. Va bene, allora diciamo nella mia presentazione di quest'anno, diciamo completo la presentazione che avevo fatto l'anno scorso, andando diciamo a completare la formulazione inedita di Feynman dell'elettromagnetismo e aggiungendo qualche considerazione un po' sui fondamenti dell'elettromagnetismo suggeriti, magari non due, ma suggeriti da questa, diciamo, da questa visione dell'elettromagnetismo di Feynman. Questo lavoro lo potete trovare su questi due articoli che vedete citati qua, uno è già stato pubblicato, l'altro è, insomma, si spera, sarà pubblicato a breve. E, diciamo, parto con una citazione di Feynman stesso, che dice: "One man's assumption is another man's conclusion." Cosa vuol dire questa citazione? Vuol dire che in fisica, diciamo, scegliere il punto di partenza e il punto di arrivo è in qualche modo arbitrario, cioè quelli che sono i miei punti di partenza e i miei punti di arrivo possono essere diversi da quelli di qualcun altro, diciamo, dato un certo schema concettuale. Allora, faccio una piccola ricapitolazione di quello che dissi anche l'anno scorso per chiarire qual è l'antefatto di questo studio. Quello che successe è che dal 61 al 63, come è noto, Feynman ha dato delle lezioni agli studenti del primo e del secondo anno del Caltech, di cui buona parte delle lezioni del secondo anno sono dedicate all'elettromagnetismo. Tutti quanti abbiamo visto queste lezioni, abbiamo letto i libri di Feynman e sappiamo che di fatto ci sono molti spunti originali, ma lo schema di presentazione della teoria è molto simile a quella di un qualunque testo di fisica 2, cioè si parte dall'elettrostatica, poi si passa alla magnetostatica e poi si passa ai campi dipendenti dal tempo e poi alle onde elettromagnetiche, eccetera. E a Feynman questa cosa non piaceva tanto, nel senso che a differenza delle altre, insomma, della meccanica quantistica, per quanto riguarda l'elettromagnetismo, lui non era riuscito a trovare un modo originale di presentare la materia. Qualcosa che sia totalmente nuovo e totalmente suo, diciamo così. E quindi non era molto soddisfatto di questa cosa. Questo, siamo nel 63. Nel 66 Feynman viene intervistato da Charles Wiener, e dice, a proposito di questo fatto, l'elettronismo adesso sapeva come fare, cioè sapeva, era riuscito diciamo, a scrivere una formulazione dell'elettromagnetismo che era originale e secondo lui era molto migliore di quella del libro. Allora, diciamo così, questa formulazione non è mai stata pubblicata, quindi fino a pochi anni fa non si sapeva di cosa stesse parlando Feynman, anche se, insomma, era prevedibile che lui ci avrebbe provato in tutti i modi, diciamo, a scrivere una formulazione dell'elettromagnetismo di questo tipo. E quindi la domanda di cosa si tratta, qual è questo modo molto migliore di presentare l'elettromagnetismo, insomma, ha dato l'input per una serie di ricerche finché questo signore, Michael Gottlieb, andando a cercare negli archivi del Caltech, non si è imbattuto in cinque pagine, diciamo, scritte di proprio pugno da Feynman, in cui, che poi diciamo, ha provveduto anche a mettere in rete, ed è in rete che noi le abbiamo trovate, in cui Feynman, diciamo, parla di questa cosa qui, parla di questa formulazione dell'elettromagnetismo. Allora, le pagine sono disponibili a questo link qua, e a proposito di queste, Gottlieb aveva chiesto a Matthew Sands, che è uno dei coautori del testo di fisica di Feynman, cosa intendesse Feynman per nuova formulazione, e Sands gli ha risposto che Feynman in particolare pensava di partire col potenziale vettore e il potenziale scalare piuttosto che con i campi elettrici e magnetici, perché pensava che questa cosa sarebbe, fare le cose in questo modo sarebbe stato più semplice matematicamente e più trasparente fisicamente. E insomma, di questo parleremo più in dettaglio tra un po'. C'erano vari motivi che spingevano Feynman ad adottare un approccio di questo tipo, cioè partendo dai potenziali. Allora, diciamo così, per quanto riguarda queste pagine manoscritte, rinvio al seminario dell'anno scorso in cui ne ho parlato molto più in dettaglio. In questo, diciamo, questa volta qui mi limito a far vedere la prima pagina di queste note. La data, come si vede, è 13 dicembre 1963, quindi successivamente alla fine del corso del secondo anno al Caltech. In questa pagina Feynman scrive, diciamo, quello che può essere visto come un programma per un corso di elettromagnetismo, un corso completo di elettromagnetismo. Per sua, diciamo, Feynman stesso ci avvisa che per quanto riguarda la formulazione della teoria, che cosa si intende per formulazione? Si intende scrivere in qualche modo, partire da considerazioni fisiche e scrivere le equazioni di Maxwell complete. I punti importanti sono il primo e il terzo, mentre gli altri sono applicazioni che si possono
insomma, trattare in modo abbastanza standard. Il primo punto è ottenere la forza di Lorentz dalla conservazione della carica, anche se in realtà lui qua dice conservazione, ma noi abbiamo capito che si tratta dell'invarianza relativistica della carica, di questo parlerò meglio tra un attimo, e poi, utilizzando i potenziali, appunto, arrivare almeno alle equazioni omogenee di Maxwell. Ok, nel secondo punto si tratta di discutere il concetto di campo, eccetera, quindi è una cosa, diciamo, collaterale. Nel terzo punto si tratta di scrivere le altre due equazioni di campo, che sono le equazioni di Maxwell non omogenee. Qui dice arrivare con la relatività all'equazione d'onda, diciamo, per il potenziale. Ok, quindi, diciamo così, questi qua sono i punti essenziali da trattare. Di fatto, in questi appunti del 1963, Feynman non fa altro che la prima metà del primo punto, cioè lui non fa altro che scrivere, diciamo, l'espressione della forza di Lorentz partendo dalla relatività. Molto brevemente, anche per questo vi rimando, diciamo, al seminario dell'anno scorso e dagli articoli, lui, partendo dal fatto sperimentale che la carica elettrica è un invariante relativistico, nel senso che le cariche in moto non variano la loro entità, cioè una carica in moto, una particella carica in moto ha la stessa carica della particella ferma, diciamo così, e utilizzando altre considerazioni fisiche lui riesce innanzitutto a dire che la forza che agisce su una carica puntiforme in moto, qualunque essa sia, dovuta alle altre cariche che la circondano, è, oltre ad essere proporzionale al valore della carica della particella, deve essere lineare nella velocità della particella. E, diciamo così, e vengono fuori dei coefficienti, essendo una funzione lineare, ci sono questi coefficienti E e B, il cui nome è chiaramente evocativo, diciamo così, che saranno poi quelli identificati come campo elettrico e campo magnetico. Allora, se noi utilizziamo a questo punto la relatività, cioè, diciamo, imponiamo che questa forza deve trasformarsi bene, insomma, sotto le trasformazioni di Lorentz, cioè deve essere la parte spaziale di un quadrivettore, quello che si ottiene dopo un po' di calcoli è la condizione che la parte dipendente dalla velocità di questa forza deve essere ortogonale alla velocità stessa, e quindi la forza deve avere questa forma qua, che è proprio la forza della forma di Lorentz. Dalla stessa procedura, come bonus, diciamo così, vengono fuori le leggi di trasformazione relativistiche di questi coefficienti E e B, che a questo punto formano dei vettori spaziali, e non sorprendentemente sono quelle che noi conosciamo dai nostri studi sulla relatività. Che cosa possiamo dire sul resto, cioè sulla scrittura effettiva dell'equazione di Maxwell secondo Feynman? Non si trovano in queste note qua, però insomma, abbiamo scoperto che questa cosa si trova nelle lezioni che Feynman dava alla Hughes Aircraft Company di Malibu, vicino a Los Angeles, in California. Feynman ha dato, diciamo, lezioni agli ingegneri di questa azienda in modo continuato per più di 20 anni. Su un sacco di argomenti diversi, la maggior parte dei quali avanzate. La maggior parte delle lezioni non sono state né registrate e quindi sono andate perdute, a parte alcuni appunti di Feynman che si possono trovare negli archivi del Caltech, tranne le lezioni date nel 61, che sono le famose lezioni di meccanica statistica, che sono state addirittura pubblicate in un libro, e chiunque abbia letto questo libro, che è molto famoso, sa benissimo che si tratta di un libro molto avanzato, quindi questo dà l'idea del livello, insomma, di queste lezioni dagli ingegneri. Ma fortunatamente per noi, questo signore John Neal, che era un ingegnere in questa azienda tra il 66 e il 71, ha seguito le lezioni di Feynman e si è preso la briga di trascriverle, scannerizzarle e mettere in rete per tutti i 5 anni in cui le ha seguite. Queste sono, diciamo, le copertine che lui stesso ha messo ai suoi file, diciamo così, e vediamo che dal 66 al 71 Feynman dà lezioni che spaziano dall'astronomia all'astrofisica, addirittura alla biologia molecolare, di cui parlò Salvatore qualche anno fa alla SISFA, metodi matematici, e per quello che ci riguarda, nel secondo e nel terzo volume, diciamo così, parla essenzialmente di elettromagnetismo, interazione e radiazione di materia, relatività e meccanica quantistica. Queste sono le parti che ci interessano di più. In particolare abbiamo trovato che una formulazione dell'elettromagnetismo che è compatibile col programma che Feynman ha tracciato nelle sue note manoscritte si trova nel secondo volume, che qui riportiamo più in dettaglio. In particolare, Neal stesso ci dice che gli ingegneri della Hughes volevano che Feynman parlasse proprio delle cose di cui aveva parlato al Caltech nelle famose lezioni per le matricole e per gli studenti del secondo anno, ma
Trattandosi, diciamo così, di persone già laureate, persone che facevano già ricerca, quindi già in possesso di vaste conoscenze, si trattava di riprendere questi argomenti a un livello molto più avanzato, quindi non freshman and sophomore, but postgraduate. Quindi si tratta di lezioni di un livello più elevato rispetto a quelle, diciamo, date ai primi anni e che soddisfacevano Feynman molto di più. Si tratta in particolare dell'elettrodinamica, ma anche della meccanica quantistica. Noi adesso ci concentriamo sull'elettrodinamica. Se andiamo a vedere l'indice di questo volume di appunti, diciamo così, vediamo subito che Feynman parte dalla relatività e in particolare, dopo aver, diciamo, parlato della teoria della relatività speciale, parla delle equazioni di Maxwell dalla relatività. Cioè lui scrive le equazioni di Maxwell partendo già dalla conoscenza della relatività ristretta, dopodiché poi passa ad altri argomenti. Allora, prima di andare avanti, c'è una piccola digressione che volevo fare sul fatto che, diciamo così, che Feynman nelle sue lezioni parla prima della relatività e poi dell'elettromagnetismo. Allora, ricordi logica, secondo me, anche se Feynman non fa questa considerazione, se uno vuole parlare di elettromagnetismo avendo già in mente la relatività, allora deve introdurre la relatività prima dell'elettromagnetismo, che è una cosa che non coincide, diciamo, con l'approccio usuale nella didattica, perché non è insomma, il modo in cui storicamente sono svolte le cose. Sappiamo che la relatività speciale è stata motivata da considerazioni di elettromagnetismo di ottica. Sappiamo che Lorentz e Poincaré volevano spiegare l'esperimento di Michelson e Morley e in generale volevano spiegare i vari paradossi dell'ottica dei corpi in movimento, e Einstein invece era disturbato, diciamo così, da determinate asimmetrie che vedeva nell'elettromagnetismo, per esempio nella legge di Faraday-Neumann. Ma la rivoluzione di Einstein stava proprio nel fatto che la sua relatività ristretta non era qualcosa che si applicava solamente all'elettromagnetismo, ma era una cosa completamente generale. E in particolare, già nel lavoro di Minkowski questa cosa è diventata evidente, perché Minkowski, come si dice qua, anche se in tedesco, però insomma c'è anche la traduzione di questo articolo in inglese su internet, per Minkowski C non è semplicemente la velocità della luce, ma è una costante fondamentale che è in qualche modo strutturata nello spazio-tempo. Cioè è qualcosa di veramente fondamentale. Allora, a iniziare da questo signore qui che si chiama Waldemar von Ignatowski, ci si è chiesto se fosse stato possibile, diciamo, dedurre la relatività ristretta senza il secondo postulato, cioè senza la richiesta di invarianza della velocità della luce. E la cosa è stata poi ripresa da Philipp Frank nel 1911, e insomma quello che si è scoperto è che, partendo da una serie di considerazioni molto generali, cioè il principio di relatività, omogeneità, isotropia, è possibile dimostrare che le trasformazioni più generali tra sistemi di riferimento inerziali, senza imporre l'invarianza della velocità della luce, sono date da questa famiglia, un parametro di trasformazione. Questo nel caso particolare in cui diciamo il boost avviene lungo l'asse X, in cui c'è questo parametro alfa che non è ben definito, non è un parametro, insomma non si sa chi sia. A questo punto si può imporre la condizione di causalità, o a volte chiamata precausalità, secondo la quale deve esistere una classe di eventi per cui l'ordinamento temporale è invariante sotto queste trasformazioni, cioè quelle che noi chiamiamo eventi separati di tipo tempo o di tipo luce. Se si impone questa condizione, si vede che questo parametro alfa deve essere positivo o meglio non negativo. Date le sue dimensioni, si può scrivere come 1 fratto una velocità al quadrato. Allora, la matematica di queste trasformazioni dice che questa velocità deve essere invariante, cioè non viene composta con nessun'altra velocità, se viene composta con un'altra velocità rimane la stessa, ma questo procedimento non ci dice chi sia questa velocità. E in particolare questa velocità può pure essere infinita, cioè questo parametro alfa può essere 0, e in questo caso qui queste trasformazioni si riducono alle trasformazioni di Galileo e si ha la causalità assoluta, cioè l'ordinamento temporale di qualunque coppia di eventi è invariante. A questo punto, chi sia questa velocità V ce lo può dire per esempio l'esperimento di Michelson e Morley, oppure altri tipi di esperimento che si possono fare, ma in linea di principio è indeterminata. Un modo per capire chi sia può essere formulare l'elettromagnetismo, vedremo adesso, può essere formulare l'elettromagnetismo in modo consistente con queste trasformazioni. Allora, questa cosa qui poi è stata citata da Pauli nel suo autorevole trattato del 21, però a Pauli questa cosa non piaceva, perché non gli piaceva il fatto che la velocità fosse indeterminata, e quindi per tanti anni questo approccio è caduto nel dimenticatoio, finché negli anni 60 e 70 è stato ripreso da varie persone, tra cui in particolare Jean-Marc Lévy-Leblanc, ed è stato anche proposto come alternativa per la didattica della relatività, anche se effettivamente è un po' più complicato di quello
usuale, diciamo così, e quello che si trova è che, insomma, è la validità della teoria che, diciamo così, che vincola l'elettromagnetismo ad essere quello che è. Non è l'elettromagnetismo che vincola la relatività ristretta, ma è il contrario. Questa cosa qua viene usata da Feynman. Innanzitutto, le equazioni omogenee vengono trovate compatibilmente con la relatività, cercando di scrivere un principio di minima azione che fosse compatibile con la relatività ristretta. La cosa più semplice da fare è aggiungere un potenziale, ma un potenziale di questo tipo qua non è uno scalare, quindi questa azione non è invariante e questo approccio non va bene. Si potrebbe a questo punto aggiungere un quadriscalare, ma Feynman dice non c'è nessuna legge che sia derivabile da questa azione, nessuna legge nota. Quello che intendeva, qui non lo spiega, ma lo spiega nelle Lectures on Gravitation, che sono dello stesso periodo, quello che lui voleva dire è che, diciamo così, una teoria di spin zero, cioè uno scalare, non sarebbe compatibile con l'invarianza della carica elettrica, ma una carica elettrica, tra virgolette, legata a questo campo, decrescerebbe con la velocità delle particelle, invece noi sappiamo che deve essere invariante. Allora, cosa fa? La cosa più semplice è aggiungere un quadripotenziale, e qui cominciamo a vedere l'elettromagnetismo. Se aggiungiamo un quadripotenziale, il principio di minima azione ci dice che la forza deve avere questa faccia qua. Se la forza ha questa faccia qua, noi possiamo confrontarla con quella che abbiamo scritto prima e possiamo dire chi sono questi coefficienti E e B in termini del nostro quadripotenziale, e sono chiaramente le espressioni note del campo elettrico e magnetico in termini di potenziale. A questo punto, sapendo che il rotore, diciamo che la divergenza di un rotore è zero e che il rotore di un gradiente è zero, possiamo scrivere le equazioni di Maxwell omogenee. Qui siamo a metà dell'opera. A questo punto dobbiamo scrivere le equazioni non omogenee. Cosa vuol dire scrivere le equazioni non omogenee? Vuol dire sapere qual è l'effetto delle cariche elettriche sui campi, cosa che fino adesso non abbiamo messo da nessuna parte. Noi adesso abbiamo solo scritto l'effetto dei campi sulle cariche, cioè la forza di Lorentz, ma non sappiamo ancora quale sia l'effetto delle cariche sui campi. Per fare questa cosa qua, prima di fare questo, molto brevemente, perché nelle cose di cui ho già parlato, l'invarianza di gauge dell'elettromagnetismo viene fuori facilmente da questo approccio. Basta chiedersi quale trasformazione dei potenziali si può fare senza cambiare l'azione, quindi senza cambiare le equazioni del moto. Quello che si trova facendo un calcolo semplice è che è possibile trasformare i potenziali in questo modo qua senza avere nessun effetto fisico. Ok, torniamo al nostro problema delle equazioni omogenee. La prima cosa che si può dire è che, partendo solo dalla legge di Coulomb, è possibile, utilizzando la relatività ristretta, derivare la magnetostatica, cioè il campo magnetico di una carica in movimento, semplicemente facendo un busto. Questa cosa qua è stata fatta per la prima volta da questo signore Lake Page nel 1912, ed è stata anche questa ripresa poi negli anni 50 e 60 con fini prevalentemente didattici, in particolare nel secondo volume del Berkeley. Ma è possibile, questa cosa la fa anche Feynman nelle sue lezioni, anche se lui, invece che usare i campi, usa i potenziali, come abbiamo già detto. Dopodiché, è possibile anche scrivere le equazioni di Maxwell complete, aggiungendo, oltre alla legge di Coulomb, il principio di sovrapposizione e la conservazione della carica nel senso dell'equazione di continuità. Questa cosa qua pure viene fatta in vari libri di testo con scopi didattici. Questo è quello che fa Feynman, però a differenza di tutta la letteratura esistente, come abbiamo visto, in cui i punti di partenza sono sempre i campi, per esempio uno prende il teorema di Gauss e ne fa le conclusioni. Quello che fa Feynman è prendere invece l'equazione di Poisson per i potenziali e covariantizzarla, scrivere l'equazione d'onda. Poi, utilizzando l'equazione d'onda, applica la conservazione della carica, dimostra una relazione tra i potenziali, che non è altro che la gauge di Lorentz, e poi, applicando identità vettoriali, arriva all'equazione di Maxwell non omogenee. Qualche piccola considerazione sul fatto che Feynman usa i potenziali. Perché Feynman si fissa così tanto sui potenziali? Perché Feynman è un esperto di fisica quantistica. Lui sa che in meccanica quantistica, a differenza che in fisica classica, i potenziali sono assolutamente fondamentali. Non sono solamente un utile trucco matematico, ma servono a scrivere le equazioni di Schrödinger, e oltretutto, conoscendo l'effetto di Bohm-Aronoff, lui sa benissimo che il potenziale vettore ha una propria realtà, che quindi non è un semplice, non è un artificio matematico, ma è un oggetto che ha una realtà fisica. Questa cosa la dice in vari punti, per esempio in questo estratto qua, ma anche anche nelle Lectures lui ha ben presente questo fatto, cioè diciamo i potenziali hanno una loro realtà, anche indipendentemente dai campi,
un'altra cosa fondamentale è che per lui le forze fondamentali sono quelle che discendono dalla meccanica quantistica. Per lui la meccanica quantistica è, diciamo, l'underpinning of nature, cioè è proprio il fondamento della natura. Questa cosa si vede anche nelle sue lezioni sulla gravità, in cui lui deriva la relatività generale di Einstein dalla teoria dei campi quantistici, essenzialmente troncando a tre level i diagrammi e quindi prendendo il limite classico. Ma questa cosa vale anche per l'elettromagnetismo. E quindi, siccome l'elettromagnetismo ha origini quantistiche, e quantisticamente l'elettromagnetismo si introduce come un campo vettoriale, quindi un potenziale vettore, per lui è fondamentale, anche dal punto di vista classico, partire con i potenziali. E quindi, in conclusione, Feynman ha sviluppato l'elettromagnetismo come una teoria relativistica dall'inizio, come anche altre persone prima di lui. Questa sua formulazione permette anche di capire la differenza fisica fondamentale tra equazioni di Maxwell omogenee e non omogenee, perché le equazioni di Maxwell omogenee non sono altro che dei vincoli sui campi, mentre le equazioni di Maxwell non omogenee contengono la vera dinamica del campo elettromagnetico. Ed è fondamentale il fatto che Feynman dà sempre la priorità ai potenziali elettrodinamici piuttosto che ai campi elettrico e magnetico, non solo per convenienza computazionale, ma anche perché per lui i fondamenti dell'elettromagnetismo, come anche della gravità, come appunto detto, sono quantistici. Quindi anche la teoria classica deve essere basata sugli stessi fondamenti. Chiudo con quest'altra citazione di Feynman. Dice: "What I cannot create, I do not understand", che riassume perfettamente lo spirito con cui Feynman ha costruito da capo l'elettromagnetismo. La comprensione di un qualunque argomento di fisica non era completa se non era in grado di ricostruirlo da solo, a modo suo. Con questo concludo. Benissimo, ti ringraziamo per questa ampia relazione che dopo pranzo chiaramente non ci voleva. Mi dispiace, non ho scelto io. Va bene, scusate la l'ilarità. Mi ero impegnato con Giuseppe Giuliani per un intervento. Prego. Ma dunque, per capire bene la relazione che abbiamo appena ascoltato, dovrei andare a vedere l'articolo a cui facevo riferimento. Molto conciso, ti prego. Sì, sì, niente. Volevo dire che per quanto riguarda l'approccio, diciamo, didattico di Feynman, cioè l'idea di partire prima dalla relatività ristretta e poi fare l'elettromagnetismo, è un approccio, per esempio, che io ho utilizzato nei quasi 20 anni in cui io ho insegnato elettromagnetismo, dove naturalmente l'elettromagnetismo viene presentato in maniera assiomatica, cioè partendo, come suggeriva Hertz, dall'equazione di Maxwell, trasformandole subito in equazioni per i potenziali. Sulla relazione un particolare, le trasformazioni di Lorentz, cui il relatore ha accennato, quelle generalizzate, c'è una bella derivazione di Carlo Cattaneo del 1960. Non so se il relatore la conosce, se non la conoscesse vale la pena che lui andasse a... Grazie. Benissimo. Abbiamo Azzurra Uteri, prego, forse se abbiamo qualche secondo. Sì, sì, rapidamente, buonasera a tutti. Innanzitutto complimenti al dottor Di Mauro. Volevo chiedere solo questo, rapidamente. Attualmente l'approccio didattico di Feynman, quindi partire dalla relatività per poi insegnare comunque anche a livello accademico l'elettromagnetismo, è utilizzato? In particolar modo me lo domando, è utilizzato nella didattica accademica italiana? Beh, io l'ho utilizzato. Un esempio di persona che lo utilizza. Per quanto riguarda la mia esperienza, no. Forse in casi isolati viene utilizzato. È chiaro che dal punto di vista avanzato, secondo me sarebbe una cosa molto interessante da proporre a tutti gli studenti di fisica. Però che io sappia, non è che non ho sotto controllo tutto l'ambiente accademico italiano, non lo so se viene fatta. Io suggerirei di farlo, questa è la cosa. Benissimo, grazie. Io ho una curiosità e poi chiudo. Quelle 5 famose paginette che possiamo trovare sul web di Feynman, che ci assicuro sull'autenticità?
E beh, dobbiamo fidarci di Gottlieb. Gottlieb l'ha trovata nell'archivio di Feynman e dice che sono le sue. Quindi, quindi purtroppo... c'è una dichiarazione scritta, diciamo, di questo fatto. Va bene, ok. Sì, va bene.